Benvenuti, abbiamo già affrontato in precedenti tutorial alcuni effetti che riguardano fasci di luce. Vedete qui abbiamo il tutorial 42, 43, 44 dove appunto abbiamo creato un effetto luminoso nell'acqua e poi fasci di luce, vedete, in un palcoscenico e anche, vedete, fasci di luce che penetrano da queste finestre su un muro. E naturalmente le tecniche sono tante e oggi vedremo un altro effetto di fasci di luce generati appunto dal sole che penetrano tra le nuvole, come avete visto all'inizio di questo tutorial, e però con una tecnica completamente differente. Quindi adesso iniziamo. Vedete, questo è l'effetto che dobbiamo ottenere da questa immagine, quindi partiamo subito e cominciamo col duplicare questo livello con Ctrl e J. Vedete, abbiamo duplicato il nostro livello, adesso lo desaturiamo, quindi premiamo Ctrl maiuscolo e U. Vedete, abbiamo desaturato. Adesso premiamo i tasti Ctrl e L per aprire la finestra dei valori tonali. Quindi Ctrl L e apriamo i valori tonali. Adesso qui dobbiamo portare, se mi sposto un attimo, dobbiamo portare i triangolini, vedete, sia quello di centro che questo a sinistra, praticamente quasi tutto a destra, vedete? E lo scopo è quello di evidenziare solamente la parte chiara del cielo da dove vogliamo che partano i raggi, praticamente, vedete, poi in questo modo, guardate, adesso se io spostiamo anche ancora in qua, vedete, ecco, noi i raggi dobbiamo farli partire dalla parte più chiara, vedete? Praticamente i triangolini si sovrappongono. Ecco qua. Poi premiamo ok e in questo caso, vedete, non abbiamo altre parti chiare qua. Se questo succede possiamo con un pennello nero cancellare. Adesso per esempio qui non vogliamo che i raggi partano da qui, quindi prendiamo un pennello nero, colore primo piano nero, aumentiamo un po' più la grandezza, vedete, e togliamo questi che non ci interessano, anche qui su questo, vedete, e ricordate di farlo se per esempio sono presenti altre zone luminose che non volete far dove non volete far partire i raggi luminosi. Perfetto, una volta fatto questo andiamo nei canali, poi guardate, clicchiamo all'interno, vedete, del canale RGB col tasto Ctrl e tasto sinistro del mouse, selezioniamo tutta la zona chiara, torniamo sui nostri livelli e premiamo Ctrl J per copiare la selezione in un nuovo livello. Ora andiamo qui nel livello sotto, possiamo eliminarlo, tanto non ci serve più, lo eliminiamo, ci posizioniamo sul livello che abbiamo appena creato, adesso applichiamo un filtro, andiamo in filtro, poi sfocatura radiale e qui guardate, adesso diamo un fattore innanzitutto di 100. Lo portiamo proprio al massimo, poi scegliamo invece di rotazione zoom e invece di buona scegliamo migliore. Poi vedete, noi dobbiamo far partire i raggi da qui su in alto, praticamente a destra, verso il basso qui a sinistra, quindi spostiamoci, clicchiamo col tasto sinistro del mouse qua e spostiamo, vedete, il centro qua su in alto e premiamo ok. Ora possiamo fare parecchi interventi. Innanzitutto, guardate, possiamo sempre nel nostro livello cliccare due volte, entrare nello stile livello e poi possiamo fare sovrapposizione colore, però andiamo a scegliere, vedete, un colore qui non proprio bianco, vedete, questo tipo, ecco qua, vedete, non deve essere proprio perfettamente bianco, vediamo, ecco, direi che questo può andar bene. Vedete, non è perfettamente bianco, quindi premiamo ok, poi usciamo dallo stile livello, poi possiamo creare anche una maschera e sulla maschera con un pennello nero, ad esempio, vedete qui abbiamo questa parte qui, questi raggi partono da qui verso il basso e qui invece va verso questa direzione, quindi io toglierei questa parte qui, quindi con un pennello sempre, poi nero, clicchiamo sulla maschera, vedete, togliamo via questa parte, poi ci avviciniamo e guardiamo, vedete, questa parte qui, anche qui su, togliamo via perché i raggi li facciamo partire da qui,
anche qui vedete un po' troppo, e anche qua, ecco. Poi duplichiamo questo livello, quindi trasegniamo per duplicarlo. Vedete, abbiamo intensificato i raggi, però cambiamo il metodo di fusione in luce soffusa e abbassiamo l'opacità, diciamo sul 50%. Vediamo prima, vedete, dopo abbiamo un po' intensificato. Naturalmente, vedete, queste parti qui dei raggi non toccano qua. Possiamo intervenire e, ad esempio, con Ctrl T trasformare, vedete, e allungare un po' questa parte qui sotto. Ecco qua. Prendiamo invio e, come avete visto, con pochi passi, con questa tecnica, possiamo creare questo effetto di raggi luminosi del sole. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo alla prossima. Arrivederci.